Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata si tratterà temi di astronomia ed ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare di Tau Ceti? Il sistema solare di Tau Ceti è una stella visibile nella costellazione della Balena. È collocata ad una distanza di 11,9 anni luce dal nostro sistema solare. È la 19ª stella più vicina al Sole. Tau Ceti è classificata come una nana gialla di classe spettrale G8-5V. Dunque è una stella simile al Sole, anche se più piccola. Possiede infatti una massa pari al 78% di quella solare, una luminosità circa la metà di quella solare e un raggio equivalente al 79% di quello del nostro Sole. Nel dicembre 2012 è stata annunciata la scoperta di 5 pianeti del tipo Superterra, due dei quali sarebbero situati all'interno della zona abitabile nel sistema planetario di Tau Ceti. A completare il sistema concorre un disco di detriti che contiene una quantità di materia comprendente anche probabili asteroidi e comete, circa 10 volte maggiore rispetto a quello che costituisce le analoghe strutture del nostro sistema solare. L'analisi delle variazioni della velocità radiale della stella ha portato alla scoperta annunciata il 19 dicembre del 2012 di un sistema composto da almeno 5 pianeti, le cui masse minime sono comprese tra 2 e 6,7 volte la massa terrestre. Si tratterebbe dunque di superterre, a cui periodi orbitali vanno dai 14 ai 640 giorni, intorno a Tau Ceti, Tau Ceti B, C, D e F. Il gruppo che fece la scoperta successivamente perfezionò la propria metodologia di ricerca eseguendo nuovi studi sulla velocità radiale di Tau Ceti pubblicati nell'agosto del 2017. Sono stati confermati i pianeti Tau Ceti E ed F, ed esclusi B e C, i quali avevano orbite con periodi 0,4 e una volta il periodo della rotazione della stella, il che suggeriva che il loro segnale fosse correlato alla rotazione stellare e non a pianeti orbitanti. Vennero invece trovati due nuovi pianeti candidati, Tau Ceti G e H, aventi orbite di 20 e 49 giorni. Venne trovata anche qualche possibile evidenza dell'esistenza di Tau Ceti D, tuttavia il team non fu in grado di confermarlo, in quanto le evidenze della sua esistenza non si manifestarono in tutte le prove fatte. Il modello a quattro pianeti G, Tau Ceti G, H, E e F risulta potenzialmente stabile per miliardi di anni, ma gli autori affermano che con ulteriori perfezionamenti potrebbero essere rivelati anche altri candidati di esopianeti. Tau Ceti G è de facto una superterra rocciosa molto calda. Tau Ceti H è una superterra rocciosa anche questa molto calda. Tau Ceti F, il pianeta è situato nella parte più estrema della zona abitabile. Il Planetary Habitable Laboratory dell'Università di Puerto Rico ad Arecibo stima che Tau Ceti F riceva solo il 27% della luce che la Terra normalmente riceve dal Sole e che se il pianeta avesse la stessa atmosfera della Terra, la temperatura della superficie sarebbe intorno a meno 40 gradi, adatta solo per forme di vita estremofile di tipo psicrofilo. Essendo però una superterra, Tau Ceti F, il pianeta potrebbe però avere un'atmosfera più densa, generando un effetto serra più intenso, tale da rendere le condizioni del pianeta più simili a quelle terrestri, con temperature comprese tra 0 e 50 gradi, adatte quindi a forme di vita complessa. Tau Ceti E
è un pianeta situato nella parte più interna della zona abitabile, il Planetary Habitable Laboratory dell'Università di Puerto Rico ad Arecibo stima che Tau Ceti E riceva il 50% di luce in più rispetto a quanto la Terra ne riceve dal Sole, e che se il pianeta avesse la stessa atmosfera della Terra, la temperatura sulla superficie sarebbe attorno ai 70 gradi Celsius, adatta solo per forme di vita estremofile di tipo termofilo. Essendo però una superterra, il pianeta potrebbe però avere un'atmosfera più densa, e di conseguenza questa potrebbe provocare un più intenso effetto serra, riscaldando ulteriormente la superficie al punto che questa potrebbe essere troppo calda e risultare inabitabile per qualsiasi forma di vita, come nel caso di Venere. Oltre come potrebbero essere due colonie aliene di prossimità sul sistema solare di Tau Ceti F ed E, oltre ad esserci delle stazioni spaziali in orbita ai due pianeti, potrebbero esserci delle basi a terra, le quali dipenderebbero dalle reali condizioni al contesto dei pianeti. Entrambi sono superterre, ma leggermente più piccole della superterra di Captain B. Appaiono pianeti caldi agli alieni d'Argos del caso Zanfretta, che sembrerebbero essere dei Sauri Sapiens, qualora, come i rettili terrestri, fossero a sangue freddo, i pianeti caldi sarebbero sicuramente un habitat naturale molto confortevole su cui sostare rispetto ai pianeti freddi. Anche se la grossa corporatura si farebbe sentire sotto la forte gravità della superterra, l'alta temperatura potrebbe scaldare il ciclo biologico rettiliano, rendendo i muscoli attivi e capaci di dare una maggiore possibilità di sopportare la faticosa deambulazione sul pianeta. Dato che la scienza non sa ancora dire con certezza se i pianeti siano superterre con acqua allo stato liquido con temperature comprese tra 0 e più 50 gradi, come con possibile presenza di piante, foreste, animali, pesci, crostacei che sarebbero molto massicci e sicuramente poco alti, essendo evolutisi in un contesto di maggiore gravità. Oppure potrebbero anche essere, appunto, come si è detto, dei deserti aridi da più 70 gradi, con pochissima fauna locale con scarsissime piante grasse e una, appunto, fauna autoctona veramente esigua, che potrebbe vivere solamente sottoterra oppure in zone notturne del pianeta durante la fase notturna. Risulta però difficile immaginare potenziali basi aliene che potrebbero essere, nel primo caso, in superficie con un ciclo di mantenimento aperto, ossia sfruttando le risorse del pianeta, che se ha temperature che variano tra 0 e più 50 gradi, la fauna e la flora sarebbe eterogenea. Se invece fossero in un contesto molto più estremo, è logico immaginare delle basi sotterranee, appunto, con dei cicli biologici di mantenimento delle colonie a ciclo chiuso. Infatti, delle basi sotterranee potrebbero permettere di difendersi in modo più evidente dal caldo rovente che martorerebbe la superficie dei due pianeti. Potremmo immaginare generatori elettrolavici, generatori geotermici che potrebbero generare potenza elettrica, sostenendo in entrambi i casi le colonie aliene, che nel primo caso, appunto, potrebbero avere anche delle basi in superficie, mentre nel secondo caso dovrebbero essere necessariamente sotterranee e a ciclo biologico chiuso. Ora, la distanza Sole Tau Ceti è di circa 11,9 anni luce. La tratta siderale Tau Ceti Terra Tau Ceti implicherebbe la necessità di percorrere 23,8 anni luce. Applicando i modelli ufologici quantitativi si inferisce quanto segue. Con Low Tech Astrocalc, i 23,8 anni luce
a 0.8C determinano 29,981 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra, con un tempo nave relativistico del viaggio di 19.928 anni a calendario civile terrestre, carburante necessario stimato circa 136.2 kg d'antimateria per un fabbisogno energetico stratosferico di circa 2,4516 per 10 elevato alla 22 Joule. Con invece il modello high-tech AstroCalc, i 23.8 anni luce, percorsi a 0.987C con 8G, producono 24.124 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra, mentre il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe solamente di 3,877 anni a calendario civile terrestre. Il carburante necessario stimato è quello di circa 1066,9 kg d'antimateria per un fabbisogno energetico iperbolico di circa 1,9203 per 10 alla 23 Joule. Un saluto, alla prossima, ciao!